Dopo Mustang negli Stati Uniti, F-150, un'altra icona di Ford si fa elettrica è il Transit. Ne parliamo con Riccardo Magnani, che in Ford Italia è Fleet Marketing Manager. Ciao, buongiorno. Sì, continuiamo il viaggio di elettrificazione con questo e-Transit che si aggiunge alla nostra gamma di veicoli commerciali elettrificati. Direi che il mezzo ha tre grandi punti di forza. Il primo è un mezzo concreto, quindi veramente utilizzabile dalle aziende per caratteristiche di autonomia, di performance. Il secondo punto di forza è si tratta di un mezzo totalmente connesso e quindi integrato con i nostri sistemi di telematica e i nostri sistemi di uptime management, ovvero di minimizzazione dei tempi di fermo. E il terzo e ultimo importante punto di forza è il prezzo di listino con cui presentiamo questo mezzo, che è veramente molto aggressivo, perché crediamo che le aziende debbano trovare finalmente un mezzo elettrico capace ma accessibile. Va bene, grazie Riccardo per la spiegazione, adesso seguitemi che ve lo faccio vedere un po'. Grazie a voi. E partiamo da lui, questa è la versione chassis, quindi quella completamente configurabile per quanto riguarda il cassone, insomma tutto il vano porta oggetti, ma naturalmente le motorizzazioni e l'autonomia, tutto, insomma tutto il lato comparto tecnico e tecnologico è lo stesso del van che vediamo là in fondo. Un'altra icona che si fa elettrica, esteticamente non cambia nulla quasi rispetto al Transit che abbiamo imparato a conoscere. Tra l'altro vi rimando cliccando qua in alto a destra a vedere il test drive della versione 4x4 di quello tradizionale diesel. Qua invece siamo su una motorizzazione completamente elettrica, ma Ford almeno al momento mantiene anche il diesel con motorizzazioni elettrificate. Parlando di lui, quello che cambia si nota soprattutto sulla griglia, che ha lo stesso disegno ma vedete ha degli inserti blu che vanno a richiamare proprio la motorizzazione elettrica, mentre qui diciamo inciso sulla classica del frontale il logo e-Transit, perché qua si nasconde la doppia presa di ricarica, perché lui può ricaricare in corrente alternata o anche in corrente continua recuperando l'80% del 10% in circa mezz'oretta, quindi si ricarica anche piuttosto velocemente. L'autonomia, come dicevo, è di 310 km ciclo WLTP, ovviamente su questi discorsi bisogna sempre vedere l'uso che se ne fa, però copre tranquillamente la percorrenza giornaliera di questi mezzi, soprattutto per quanto riguarda il lato furgone, di circa 150-160 km al giorno. Soprattutto lui ha una piattaforma tale da poter supportare anche carichi piuttosto elevati senza incidere troppo sul lato prestazionale. Due motorizzazioni, 184 cavalli quella d'ingresso, 1750 euro in più invece per avere la versione da 200 più potente da 269 cavalli, entrambi con la stessa autonomia, la stessa quindi pacco batterie. Può essere abbinato, come anche le vetture Ford, all'applicazione Ford Pass Pro, quindi per il singolo utente, per il singolo user, per il monitoraggio del veicolo, del mezzo da remoto tramite applicazione, mentre per le aziende esiste una piattaforma web dedicata che è Ford Telematics, da cui poter gestire tutto il veicolo, tutta la flotta anzi di veicoli elettrici, e eventualmente anche andare a migliorare, questa in realtà vale anche per i veicoli commerciali termici, andare a migliorare tutto ciò che riguarda lato consumi e prestazioni. Ve lo faccio vedere aprendolo qua. Questo è il vano di carico, completamente piatto, quindi estremamente sfruttabile. Ovviamente lo chassis che vi faccio vedere prima è ancora più configurabile, qua invece comunque non va a perdere tutta la sua capacità di carico, che è estremamente elevata, e non va a perdere naturalmente anche tutte le sue caratteristiche che l'hanno reso celebre, tipo per esempio l'autobloccaggio delle porte, vi dicendo. Tra l'altro vedete la costruzione qui tutta nuda, è fatta molto bene. Da gli altri veicoli elettrici di Ford, in particolare l'F-150 che in Europa non è venduto, lui va a ereditare anche questa tecnologia, che secondo me è molto interessante per il tipo di veicolo, ovvero l'impianto da 2,3 kW per sfruttare il vehicle to load. Qui infatti è possibile sfruttare la batteria e in generale il mezzo come fonte energetica e quindi attaccare i mezzi da lavoro, insomma gli elettrodomestici che servono in cantiere, insomma in altri contesti. Vi faccio vedere anche gli interni, anche se con questa luce non rendono molto, la luce è fatta più per
mostrare il lato esterno, vedete la cabina comunque rimane molto spaziosa con anche un piccolo blow per migliorare anche la percezione di spazio eccetera, ma quello che interessa negli interni, che lo differenzia, è che lui arriva con un unico allestimento trend che comprende tutto quello che vi ho detto prima, compresa la parte telematica e compresa la parte tecnologica. Vedete qua il display da ben 12 pollici cresce rispetto a quello che abbiamo visto sul diesel con l'ultima versione del Sync, quindi quella che c'è anche per esempio su Mustang Mach-E per un migliore utilizzo del veicolo. Tra l'altro lui supporta nativamente wireless CarPlay, Apple CarPlay e Android Auto, ma soprattutto si aggiorna via OTA perché lui è perennemente connesso, soprattutto per poi appunto tutto quello che riguarda i servizi connessi di Ford, Ford Live e via dicendo. Per adesso gli interni sono fondamentalmente identici, ovviamente qua non abbiamo la leva del cambio manuale, ma il rotore con anche la low mode che massimizza la frenata rigenerativa e insomma è la modalità di guida secondo me da usare in città, che insomma serve per preservare il più possibile l'autonomia. Chassis Evan arriverà nelle prossime settimane a un prezzo che parte da 47.000 euro per la versione da 184 cavalli, come dicevo, per avere il 269 1.750 euro in più, poi ci sono vari passaggi molto semplici, molto pochi per includere tutti i vari dettagli.